Allora, eccomi qua, buongiorno. Camilla dice: Giorgia, hai cambiato la mia quarantena. Grazie Camilla, Gianni come sempre. Grazie Giancarla, Carlotta, Giuseppe, siete tanti. Allora, vediamo un pochino che combiniamo oggi. Arrivo dall'altra parte. Eccomi qua. Dunque, oggi per prima cosa vorrei lavorare con la palla che non vi ho detto prima perché l'ho appena deciso, quindi una pallina da tennis. Ok? Lo dico subito perché così avete tempo per procurarvela, ok? Per andarla a recuperare, quindi vi aspetto. Nel frattempo vi do il mio buongiorno per questo giorno numero 48. Sono storta? No! Aspettate che arriva il sostegno dalla regia. So, today is day number 48 of this lockdown. And today you will need a ball, a small ball, like tennis ball or whatever you have. It will be okay. I will wait for you, so go and take the ball because I know that you have one. Quindi andate a procurarvi la pallina perché l'abbiamo già usata, lo so che ce l'avete, o comunque prendete una pallina che avete, non necessariamente da tennis. E oggi è domenica, quindi innanzitutto buona domenica a tutti voi e poi è il mio giorno jolly. Quindi oggi ho deciso di lavorare un pochino sull'equilibrio. So today is my jolly lesson. So I decided to work a little bit on balance because I love it. Ma con l'utilizzo di una pallina, poi vedremo a cosa ci servirà. Ah sì, ieri sera, se mi vedete muovermi, non vi preoccupate, cioè, è tutto un fatto. Too much. Dicevo, ieri pomeriggio c'è stata la diretta su Instagram con Paola. I'm talking about the live stream yesterday on Instagram with a colleague and friend, but it was just in Italian, so it won't be available for English speakers. Quindi dicevo, ieri c'è stata questa diretta. È stata la nostra prima diretta insieme e in realtà una delle mie e sue prime dirette, per cui diciamo miglioreremo col tempo, nel senso che abbiamo visto anche qualche cosa che possiamo migliorare, a parte i filtri che lei attivava a caso, va bene. È stata comunque una chiacchierata a proposito di yoga e Pilates, quindi questi due mondi a confronto, perché lei è un'insegnante di yoga. Ma è stato più, diciamo, abbiamo sfiorato alcune tematiche a livello pratico delle differenze, ma è stata più una chiacchierata un po', diciamo, sui massimi sistemi, nel senso sulle teorie, sulle filosofie che sono alla base di questi due metodi e come anche noi ci confrontiamo, ci approcciamo a queste due discipline. Quindi, diciamo che se vi va potete ancora trovarla. La trovate fino alle 6, no, fino alle 7 credo di questo pomeriggio su Instagram tra le mie stories e quindi la potrete rivedere. È un po' un modo per conoscerci anche un pochino meglio. Abbiamo però già deciso di organizzare una prossima diretta con lei sullo stesso tema più o meno, ma trattato in maniera più dettagliata, più pratica, quindi senza andare troppo negli aspetti generali filosofici che abbiamo trattato ieri, che è stata un po' una chiacchierata così tra amiche e colleghe, ma più negli aspetti proprio i dettagli della pratica, e quindi anche qualcosa che magari potrete ritrovare un po' più da vicino, ovviamente sempre dal punto di vista personale, quindi sì, ok, professionale, ma anche da come noi vediamo la disciplina. Quindi
Quindi lo faremo prossimamente, sarà più dettagliato sugli aspetti pratici, perché poi molti di voi hanno anche fatto alcune domande ieri, però data la tematica della conversazione era difficile interromperla per dare spazio a voi. Quindi abbiamo deciso che la prossima diretta sarà più pratica, quindi saremo più sintetiche, ce la faremo, e poi lasceremo uno spazio più ampio di discussione o comunque più frequente di discussione. Per aprirci alle vostre domande in modo tale che sia un po' più dialogico. Questo, quindi grazie per esserci stati, se c'eravate ieri, mi ha fatto molto piacere vedere alcuni di voi durante la diretta. E se vi va di rivederla o non vi siete resi conto, non eravate, insomma, non avevate la possibilità ieri di partecipare, avete ancora fino al pomeriggio di oggi per andare ad ascoltare un po' questa chiacchierata insieme. E adesso, quindi, io credo di aver parlato abbastanza, quindi credo che ognuno di voi avrà la pallina. Tra le altre cose, nel link, allora, l'ho messo nel link della diretta di oggi su YouTube, nella descrizione del video di oggi di YouTube e sulla pagina Facebook, quindi non mi dite che stavolta non l'ho messa circa mezz'ora fa, c'è una playlist, o meglio, un album. Che se volete potete mettere in play, quindi potete utilizzare un altro dispositivo e cliccare sul link per attivare questa playlist se per caso voleste ascoltare un pochino di musica. Ok? Allora io direi che possiamo iniziare e possiamo iniziare in piedi, quindi prendi la pallina, nel frattempo sistemo un attimo questi. Ok. So, it's time to start. Pallina. So, time to start if you want to have also the playlist. Oops. In the description of the video. Quindi, metti in play la tua playlist se ne hai voglia e alzati in piedi con la pallina davanti ai tuoi piedi. E semplicemente stai lì dove sei, stai in piedi lì dove sei, guardando all'altezza del tuo orizzonte, dell'orizzonte davanti ai tuoi occhi. So start standing, looking in front of you, horizon 8. Oggi voglio fare una prova. Voglio fare una prova mettendomi il microfono addosso, vediamo come viene. So, I'm gonna do a try. So, stay there. Rimani là. Comincia a sentire come stai respirando. Non ce la faccio con questo microfono adesso. Scusate. Allora, scherzavo, come l'ho detto. So stay there and just breathe. E poi comincia a massaggiare il piede destro sulla pallina. Lo faccio a specchio. So start to massage your right foot on the ball. I am your mirror in this moment. E senti quali sono i punti della
della tua pianta del piede che percepisci un pochettino più fastidiosi durante il massaggio con la pallina e su quei punti non ti accanire, ma continua a massaggiarli con dolcezza, magari intorno, disegnando dei cerchietti. So feel which parts of your feet, of your foot, actually one, is a little bit more painful with the ball. And continue to massage those parts, but gently. E respira. Immagina di avere una vernice sulla pallina e di voler colorare tutto quanto il piede, tutta la pianta del piede, con questa vernice. So you want to imagine that you have some sort of paint on, of ink maybe, on the ball, and you want to let's say, fill every part of your sole of the foot with this ink. Ok, poi con molta dolcezza riporta tutti e due i piedi giù e senti la differenza. So really, really gently come back with both your feet on the floor and feel the difference between one foot and the other foot. Quindi senti com'è un piede dopo il massaggio e l'altro piede che non hai ancora massaggiato, com'è la differente qualità di questi due piedi. So feel how is the difference that you can perceive from one and the other, between one and the other. E poi prendi la pallina con l'altro piede e massaggia l'altro piede. So change the foot. Now you want to massage the left foot. E senti che magari c'è qualche fastidio, magari in più, magari meno, in questo piede. So feel that maybe this foot is a little bit more painful or maybe less. But in any case, feel the difference. Senti la differenza tra un piede e l'altro. Continua a mantenere lo sguardo anche intorno a te se vuoi, puoi sentire cosa percepisci della stanza. Ritorna con tutti e due i piedi sul tappetino. So come back with both your feet on the mat or on the floor. E comincia a oscillare con il tuo peso in avanti e indietro. So start to balance forward and backward on your feet. E da qui rimani leggermente in avanti sull'avampiede, stacca i talloni da terra, non al massimo della tua potenzialità, un pochino a metà, diciamo, un po' meno. So lift your heels from the floor and maintain this position, but not the maximum range, not the maximum amount. Ok? E alterna un piede e poi l'altro. So alternate your feet on the floor. One heel and then the other. E senti come stai toccando con un piede, con l'altro piede? So feel how you touch the floor with one foot and then the other foot. Ok, poggia entrambi i piedi, porta sulle spalle, inspira, espira e scendi. So with both your heels on the floor, you lift your shoulders up and release. E ancora. Inspira, espira, rilassa. So one more. Inhale, exhale down. And now the circles. Disegna i cerchi indietro con le tue spalle, ma lento, non correre questa mattina, è domenica. So it's Sunday morning. Don't be in a rush. Go slowly. Il movimento non coinvolge i tuoi gomiti nelle tue mani.
Le tue braccia si muovono solo perché sono attaccate alle spalle. Non toccarti le cosce con le mani. Lasciale penzolare giù. So don't touch with your hand your legs. Leave your arms completely down to gravity. Cambia in avanti. Morbido il movimento. Respira. So do a soft and small movement, not so big. Ok, rimani giù, senti le spalle ampie. So open, feel the opening of your shoulders. E ruota la testa da una parte all'altra. So rotate your head from one side to the other. Ok, da qui inclina da una parte, mezzo giro in avanti, inclina dall'altra parte. So you want to go with the head to one side, with the ear closer to the shoulder of the same side, and then you draw half circle and you go to the other side. Da una parte all'altra, continua. Ritorna al centro, so come back to the middle, open your arms, ritorna al centro, porta su le braccia, inspira, espira, scendi, e ancora, prendi l'aria, espira, scendi, one more time, inhale, you lift your arms, exhale, you move them down, bene, fletti leggermente le ginocchia, espirando, dalla testa comincia ad arrotolare la colonna giù. So from the head you want to roll down all your spine with your knees slightly bent. Rilassa la testa giù quando sei arrivata giù, quindi non tenere tensioni nel collo, lasciale andare. E poi srotola vertebra dopo vertebra. So roll up again, one vertebra after the other. E ancora, inspira e roll down, arrotola la colonna. So again, you go down, round completely in your spine, with your knees slightly bent. E ritorna su, srotola, roll up again, one vertebra after the other. Ok, ancora una volta, inspira. Espirando, allarga le braccia. So open your arms to the side. Ok. Comincia a muoverti da una gamba all'altra, quindi porta il tuo peso su un piede e sull'altro. So move your, shift your weight from one foot to the other. E poi rimani sulla gamba destra e stacca la gamba sinistra. So stay on your right foot and lift your left foot from the floor. Rimani qua, prova a mantenere l'equilibrio, cambia gamba, change leg. Se all'inizio questo movimento non è facile per te, puoi fare anche in un'altra maniera. Quindi all'inizio puoi avvicinare un piede all'altro e tenere solo le dita sul pavimento. So if this movement is not easy for you, the balance I mean, you can go on one foot and you can just put the toes of the other foot on the floor. Yeah. E poi l'altro piede. Change foot. Ok. E cambia di nuovo gamba, solleva se puoi. So change foot and lift the leg if you can. E un'ultima volta, cambia. Ok. E ritorna giù con entrambi i piedi, poggia, anzi vai giù anche con le braccia, arrotonda la colonna, roll down.
ritorna su. Srotola. Ok, porta sul braccio sinistro, fletti il busto verso destra. So, side bend to the right, with the left hand and left arm up. And change, cambia lato. E ancora, cambia. Rilassa l'altra spalla, release the other shoulder down. E cambia. Allarga le braccia, ora ti fermi sulla gamba destra, in equilibrio, e questa volta solleva di lato la tua gamba sinistra. So this time you want to lift on the side the leg. Cambia gamba. Semplicemente senti quanto puoi centrarti sul piede, sulla gamba di appoggio. So feel how you can be centered and grounded on the leg that has the weight. Cambia ancora. Change again. E cambia ancora. Change again. Ok, ritorna giù con entrambi i piedi per terra. Ancora una volta, molleggia, anzi non molleggia, alterna un tallone e l'altro. So again, shift the weight and alternate the heels on the floor. Ok, rilassa le dita e prova adesso ad aprire le dita dei piedi. So open the toes and release them. E di nuovo. Allarga le dita dei piedi, se puoi, se vuoi, anche con le dita delle mani che ti aiuta, e rilassa. E poi prova a farlo senza le mani. So, open the toes and release. Ok. Adesso invece prova a spostare il tuo peso sulla parte esterna del piede, sollevando gli arci plantari, avvicinando le dita, gli alluci verso i talloni, e ritorna. So, you want to go and shift your weight to the external side and external borders of your feet, lifting the arches, and you come back. E ancora una volta, solleva gli archi plantari, avvicinando le dita, gli alluci verso i talloni, e ritorna giù. Ok. E adesso riprova, quindi allarga le braccia, stacca una gamba. Questa volta però comincia a disegnare piccoli cerchietti con il ginocchio. So this time you start to draw a few circles with the knee and change direction. Cambia direzione. Rilassa le spalle, continua a respirare. Ok. Mantieni sulla gamba, intreccia le dita delle mani, abbraccia il ginocchio verso il petto. So, hug the knee closer to the chest. E senti l'equilibrio sul piede di terra. E adesso prendi con la mano il tuo ginocchio, apri di lato, apri l'altro braccio. So, open the knee to the side with your hand and open the arm to the other side. Ok? Da qui scivola con la mano verso il piede e porta la gamba indietro e il braccio in avanti. So you want to go with the hand on your ankle and you want to go with the foot backward. Mi giro, mi sei qua, con il braccio in avanti. Ok. Ritorna in avanti allargando le braccia. So come back with the knee in front of you. E da questa posizione distendi in avanti, porta la gamba indietro, punta indietro e poi fletti come se pedalassi. So imagine that you want to do some sort of bicycle on one side. So you want to go with the leg forward, then you pass in the middle and then backward, then you bend to come back. Quindi immagina questa sorta di lenta bicicletta. Poggia le mani sul bacino, senti come il bacino si adatta a questo movimento. So put your hands on the waist, on the pelvis, and feel how
Your pelvis is adapting to the movement. E l'altro ginocchio può essere leggermente morbido. So feel that the other knee is slightly bent or at least soft. Ok, riporta tutti e due i piedi giù e senti la differenza tra un piede e l'altro. Respira. E di qua arrotonda la colonna, so roll your spine, roll down, e ritorna su, roll up again, e facciamo la stessa cosa con l'altra gamba, quindi allarga le braccia, stacca la gamba sinistra e comincia con il ginocchio sinistro a disegnare cerchi in fuori. So little by little you draw circles with the other knee. E senti allo stesso tempo il piede di base ben radicato, cambia senso di rotazione. So feel that the other foot is really grounded on the floor, like a root. Ok, abbraccia il ginocchio verso il petto. So hug your knee closer to the chest. Respira in modo fluido. Allarga di lato, open to the side and breathe. Ok, e di qui scivola con la mano sul piede, io mi giro e vai con il piede indietro, il braccio in avanti. So go with the foot backward and with the arm forward, but don't pull, non tirare. Da qui comincia a distendere la gamba in avanti, mani sui fianchi, pedala con la gamba sinistra. So you want to do some sort of bicycle with your left leg. E senti il tuo bacino, come si adatta al movimento, il tuo busto. Ok, ritorna con tutti e due i piedi giù, flexi le ginocchia, arrotonda la colonna. So come back to the middle and roll down again. Poggia le mani sul tappetino completamente, so put your hands on the floor completely, e fletti le ginocchia in modo tale da andare giù con il bacino e sollevare un pochino la testa da terra, e poi distendendo le ginocchia un po', porta il bacino in su, la testa in giù, senza distendere mai completamente le gambe. So keeping your knees always slightly bent, you bend them more, and then you stretch them a little bit. And feel your pelvis moving down and up. Senti il bacino muoversi in giù e in su. Espira. Quando il bacino scende, prendi l'aria quando il bacino sale. Un paio di volte. E poi fai il contrario. Quindi inspira quando il bacino scende. Espira quando il bacino ritorna su. E senti la differenza. Ok. Ora rimani dove sei, però questa volta poggia solo i polpastrelli. So put only the fingertips on the floor. Ok, da questa posizione ginocchio di base piegato, so the knee grounded is bent. Solleva l'altra gamba indietro. Lift the other leg backward. Ritorna giù, cambia gamba, change leg. E ritorna giù, non è importante che la gamba sia distesa, semplicemente sollevala indietro. E ritorna. It doesn't matter if the leg is completely long. Just go backward with the leg and down. Ancora uno. E torna. Rilassa la testa completamente giù. Release the head completely down. And roll up. One vertebra after the other. Ritorna su, srotolando la colonna. Una vertebra alla volta.
Ok, rimani con le braccia vicine al corpo e da questa posizione stacca la gamba destra in avanti. So go with the right leg forward. Ok, e porta la gamba di nuovo indietro. So go backward with the leg. Ok, e di nuovo in avanti, come un pendolo. E senti che il tuo busto si adatta al movimento. So feel that the trunk, the rest of you, the upper body, is going with the movement of the leg. So here the body can be vertical, but when you go backward, you can a little bit go forward with your trunk. Ancora una volta in avanti e indietro e in avanti e indietro. Ok, da qui fletti il ginocchio, prendi il piede. So, bend the knee and hold your foot. E porta il piede agganciato alla mano leggermente più in su, portando in avanti il braccio sinistro. So, go with the foot a little bit higher toward the ceiling and go forward with the left arm. Apri la tua spalla destra, so open your shoulder. Ritorna. Vai in avanti con la gamba, so go forward with the leg. E da questa posizione porta la gamba incrociata davanti alla sinistra. So put it crossed in front of the left. Porta giù solo le dita dei piedi, only the toes on the floor. And you roll down. Arrotola giù la colonna. In questa posizione, qui su un piede, l'altro piede con solo le dita appoggiate. E ritorna su, vertebra dopo vertebra. So roll up again. Ora incrocia una gamba sull'altra, ma staccando il piede da terra se puoi. So lift the foot from the floor. E immagina qua che vuoi sederti un pochino indietro. So imagine that you want to sit on a chair behind you, just a little bit. It's not a complete squat. Respira. Breathe. Ritorna su. Porta giù entrambi i piedi. Cambia piede. So change leg. Go forward with the left foot and left leg. And then you move backward. And then you move forward. And then you move backward. Quindi muovi in avanti e indietro con la gamba in allungamento, ma senti che il busto accompagna. Quindi se la gamba si muove indietro, il busto si muove in avanti. Rimani indietro, stay there. Fletti il ginocchio, afferra il piede. Bend the knee and hold the foot. Braccia in avanti, porta la gamba leggermente un po' più su. Distendi il braccio dietro, non tirare la gamba a te. Don't pull the leg. Lascia il braccio lungo indietro. Senti che il piede vuole andare su. Ok. E qui ritorna. Distendi la gamba in avanti. Incrocia la gamba sinistra davanti alla destra. Cross one leg in front of the other. Put the toes on the floor. E vai giù, vertebra dopo vertebra, arrotonda la colonna. So go down, roll your spine from the head. Ritorna su, srotolando. You come back, ritorna. Senti le gambe incrociate, solleva il piede da terra. So you want to lift the foot from the floor. E da qui, piano, lentamente, se vuoi anche con un dito al muro, puoi sederti come su una sedia immaginaria. So imagine that you want to sit in this position. If you want, you can touch the wall. Comodo, no? Stare seduti qua. E ritorna. Come back. Ok. Riporta entrambi i piedi giù. E metti in modo tale da avere tutto il tappetino di fronte a te. So stay with all the mat in front of you. Da qui comincia ad arrotolare la colonna, roll down again with your knees bent. Cammina
in avanti con le mani. So walk forward with your hands. E vai nella posizione di plank. So go in the plank position. Bene. Da questa posizione solleva il ginocchio sinistro da terra. So lift the left knee from the floor. E ruota un pochino il busto, anche il piede, verso destra. So rotate a little bit the knee and the foot to the right. Ritorna al centro, cambia piede, quindi ginocchio destro, so change the leg, and you go to the opposite side. Quindi puoi girare verso il lato opposto. Ancora, poggia un piede e gira dall'altra parte. Poggia il piede bene, terra stabile. E cambia, change, and put the foot really stable on the floor. Ok. Muoviti indietro con il bacino nella posizione della piramide. Rilassa la testa, fletti leggermente le ginocchia. So release the neck and go in the pyramid position. Stacca la gamba a destra indietro, lunga. So go with the right foot and the right leg up. Really long. E ritorna in plank con ginocchio al petto. So come back to the plank. The knee close to the chest. E ruota verso la parte opposta. And rotate to the opposite side. Ritorna nella posizione indietro. So come back with the leg up in the pyramid. Cambia gamba. Change leg. Ritorna nel plank col ginocchio piegato. Go in the plank with the knee bent. E ruota. Rotate, turn to the right. Ok. Ritorna indietro. Poggia entrambi i piedi. Rilassa il collo, fletti le ginocchia. Both your feet on the floor. Cammina indietro con le mani. So you walk backward with your hands. E solleva una vertebra alla volta. Ritorna su. Roll up. Inspira, guarda davanti a te, breathe in, stacca la gamba destra da terra, puoi anche tenere le dita appoggiate, so lift the foot from the floor, you can also touch the floor with the toes, e arrotonda la colonna lentamente fino a appoggiare le mani a terra, so roll down really slowly until you find the floor with your hands. Ottimo, lascia la gamba morbida, lasciala andare dove vuole. So leave freedom to the leg to go wherever it wants to go. Cammina in avanti e vai nella posizione di plank portando il ginocchio al petto. Plank with the knee close to the chest. Ok, ruota di lato, roll to one side e questa volta allunga la gamba, tocca il pavimento. Davanti a te con la gamba. So, go with the leg long in that direction and touch the floor. Ritorna indietro. Piramide con la gamba su. So, you go in the pyramid with the leg up to the ceiling. Poi fletti il ginocchio, anzi tutte e due. Cammina indietro con le mani. Ritorna su un piede solo. So, you walk backward with both your hands. E ritorna su, se puoi, su un piede solo. So, if you can, roll up on one leg only. If you can't, put the toes on the floor. Se non puoi, poggia le dita del piede sul pavimento. Cambia gamba, change leg. Inspira. Espirando, rotola giù. Exhaling, you roll down with the other leg lifted from the floor. Tocca il pavimento, cammina in avanti, plank col ginocchio al petto, so you walk forward in the plank with the knee to the chest, you turn to one side and you touch the floor with the foot, tocca il pavimento con una gamba. Ok, ritorna indietro, porta su la gamba, so come back to the pyramid with the leg up, e flettendo le ginocchia cammina indietro. Thank you.
Oops. So, walk backward with the hands on the floor and roll up with both feet, with one foot up. Ritorna su srotolando con un piede staccato dal pavimento. Poggia entrambi i piedi, guarda davanti a te e senti ancora una volta tutta la possibilità di radicamento e di equilibrio con entrambi i piedi a terra. So feel again all the possibility of balance and grounding that you have with both feet on the floor. Respira. Ok, stacca il piede sinistro, lift your left foot from the floor. Arrotonda giù la colonna come fatto prima, so roll down one foot after the other as you did before, if you want with the toes on the floor. Quindi se vuoi con le dita del piede poggiate sul pavimento, quindi non rischiare esageratamente se non ti senti pronta o pronto. Cammina in avanti, plank con il ginocchio al petto. So, come with the knee closer to the chest. Porta la mano sinistra leggermente più al centro. So the left knee a little bit closer. Ruota il busto di lato, poggia il piede in avanti, solleva il braccio destro. So open the arm to the side, the chest to the side, and put the foot in front of you on the floor. Okay. Smile. Ritorna giù, sorridi, porta il piede indietro e vai su nella piramide, poi piano piano ritorna, so walk backward, e ritorna su, srotola su, so roll up again with one foot on the floor or one foot plus the toes of the other foot. Ok, cambia piede, altro lato, change foot. Arrotonda la colonna giù, roll down, cammina in avanti, plank, with the knee closer to the chest, ginocchio al petto, porta la mano un pochino più al centro, a destra, go with the right hand a little bit to the center, turn to the left and go with the foot in front of you. Porta il piede davanti a te, apri il busto, apri il braccio. Ritorna giù, come back to the center. Pyramid, la piramide, con la gamba su. Fletti le ginocchia, cammina indietro. Walk backward. E da qui ritorna su, vertebra dopo vertebra, con un piede oppure un piede più le dita dell'altro piede. Poggia entrambi i piedi giù, inspira, espirando, srotola giù con tutti i due piedi a terra, so roll down with both your feet on the floor, cammina in avanti, plank, go in the plank position, walk forward, spingi con i tuoi piedi in avanti busto, so push with your feet forward, rilassa le dita, allunga il busto in avanti come un cobra. So arch your back, easy your toes. Poi punta le dita, vai indietro con il bacino nella piramide di nuovo, fletti le ginocchia se ti dà fastidio farlo a gambe tese. So come back in the pyramid again. Da questa posizione guarda in avanti e comincia piano piano a camminare in avanti con i piedi. So walk forward with your feet. Rilassa poi la testa giù quando i piedi sono vicini. Release the head down when your feet are between the hands. Ok, rilassa la testa e da qui immagina di volerti sedere indietro. So imagine that you want to sit. Go with your hands to support yourself. Vai con le mani a supportarti se ne hai bisogno. Siediti sul pavimento per davvero, stacca le gambe e le mani. So lift your legs and your arms. And you are in balance, but on your pelvis.
Rilassa la bocca, release the mouth and the shoulders. Rilassa le gambe, release the legs. Ok, da qui mani sulle tibie, arrotonda la colonna, guarda bene verso il tuo bacino e dondola indietro. E ritorna. So, make yourself round and go backward. Roll on your back and come back. Ancora. La testa non tocca mai indietro. The head doesn't touch the floor. Ancora. Rilassa il collo, rilassa le spalle. Release your neck and shoulders. Ancora uno. Ok, rimani. Distendi le gambe, le braccia su. So, stretch out your legs and arms up or your arms forward. Anche in avanti le braccia, se vuoi. Ok, fletti ancora una volta. Questa volta allarga le ginocchia, piedi vicini, le mani dentro che afferrano i piedi. So, the hands are inside the legs. Da questa posizione arrotondati più che puoi e ro rotola indietro come prima. So, you want to, from this position, roll backward and come back. Tutta la schiena già. And come back. Continua ad ondolare. Ancora due, two more. Ultimo. Ok. Ritorna fuori con le mani, distendi le gambe, teaser. So stretch out your legs, teaser. Stay there, rimani. Poggia i piedi, abbraccia le ginocchia, rilassa la testa e la colonna giù. So hug your knees and stay there with the head down or with your spine round. Respira. Breathe. Ok, da questa posizione ritorna con il busto in verticale. Ok, poggia i piedi, allunga le braccia in avanti e molto lentamente adesso sdraiamo, ci sdraiamo, quindi sdraiati una vertebra dopo l'altra, ma in 10 conteggi. So you want to roll back really, really slowly in 10 counts. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porta su le braccia, inspira. Espirando, braccia su, solleva la testa e vai su lenta. So, you go up really, really slowly. Inspira ancora una volta, 10 conteggi. So, 10 counts to go backwards, to lie on your back. E vai giù, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, braccia indietro, inhale, and again, you roll up, arrotolo su, lenta, espira quando sali, ti aiuta. So if you exhale when you go up, it helps. Ancora uno, srotola giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'ultima volta su, the last time that you go up, e vai su, espira. Ok, prendi l'aria e da questa posizione vai giù, srotola, portando con te le gambe, bring with you the legs, e cullati da una parte all'altra. So, rock and roll from one side to the other. E
se hai un gatto da queste parti, accarezza anche il gatto. Allarga le braccia di lato, poggia i piedi sul pavimento, put your feet on the floor, e vai con le ginocchia verso destra e la testa verso sinistra. So go with your knees to the right and with your head to the left. E cambia, change, so you go with the knees sinking to the left, the head to the right. La testa a destra. E impariamo dai gatti a prenderci le coccole. So let's learn from a cat to embrace the cuddling. Una patata. Ok, ritorna al centro, mantieni le gambe e le braccia di lato. So keep your hands to the right, to the side, and go up in the bridge, but really gently and slowly. Vai su nel ponte, articolando la colonna molto delicatamente, molto gentilmente. Espira quando sali. Inspira quando scendi. So inhale when you go down, exhale when you lift your pelvis. Ancora. Ancora due volte, two times more. E senti davvero un tratto per volta della colonna che si muove sul tappetino. So feel really one vertebra after the other moving on the mat. Ok. Poi copriti. So be, wear something warm e poi distendi le gambe da una parte e dall'altra del gatto. So stretch out your legs. Ok, da qui prendi la pallina, tieni vicino a te la pallina. So take the ball with you. Respira in questa posizione, so breathe in this position. Quindi per un secondo senti semplicemente il contatto con il pavimento, il tappetino. For a moment just perceive the contact that you're making with the floor. Poi prendi la pallina, then take the ball, fletti solo la gamba destra, so bend only the right leg, e metti la pallina sotto il gluteo destro, so put the ball underneath the right cheek, the right buttock. E da questa posizione apri di lato il ginocchio. So open to the side the knee e chiudi. Inspira quando apri. So inhale when you open, exhale when you close. Inspira, apri il ginocchio, espira, chiudi. E senti se hai bisogno di riposizionare la pallina, lo sentirai qual è il punto giusto. So feel if you need to put the ball in another position.
cambia gamba, change, quindi togli una gamba, la pallina da una gamba, distendi quella gamba, fletti, questa non è perfetta, ora non adesso, non arrivo, pallina sotto ginocchio, resti, diciamo, sotto la chiappa, so, put the ball underneath your cheek, e di nuovo, inspira, apri, espira, chiudi. So, inhale, you open the knee, exhale, you close. Ancora uno, one more. Metti tutte e due le ginocchia, porta questa volta la pallina sotto la tua scapola, nello spazio tra la scapola e la colonna, quindi da un lato. So, go with the ball in the space between one shoulder blade and the spine e solleva il braccio. So, lift the right arm. E comincia a muovere il braccio disegnando piccoli cerchi. So draw few small circles with the arm on the ball. Cambia il senso di rotazione. Reverse the circle. E poi porta il braccio giù, vai giù con il gomito, go down with the elbow, e muovi leggermente la spalla su e giù dalla pallina. So move slightly the shoulder up and down on the ball. Proprio come un massaggio, like a massage. Poi puoi persino spostarti, sentire dove hai più bisogno di mettere la pallina e rotolare sulla pallina. You can also roll a little bit on the ball and massage a little bit where you feel that you need it. Ok, poi togli la pallina, remove the ball, e senti un attimo la differenza tra le due spalle. So feel one moment the difference between the two shoulders. E poi cambia. So put the ball between the other shoulder and the spine. Braccio su e vai con i cerchietti. So you go up with the arm to the ceiling and you draw circles. E a volte non è semplice trovare il punto. So sometimes it's not easy to find the right spot. Ok, lascia il gomito giù, solleva e riappoggia leggermente la spalla sulla pallina. So go a little bit up and down with the shoulder on the ball. Respira, breathe, ok? E poi puoi persino scivolare un pochino di più sulla pallina in modo tale da massaggiarti dove senti che ne hai bisogno. So you can roll a little bit on the ball and feel that you want to massage some other areas maybe, but gently, sii gentile. Okay. Poi sfila la pallina. Remove the ball, senti di nuovo le tue spalle, entrambe sul pavimento. So feel both your shoulders on the floor. Mm. Respira.
via. E ruota sul fianco. So, roll to one side and gently come to sit. Molto delicatamente, piano, vieni a sederti. Spalle. Roll your shoulders. Rotate your shoulders backward. La testa da un lato all'altro. So roll the head to one side and to the other. Ritorna al centro, inspira. Espira, scendi. So inhale, you go up with your hands and arms. And go down. E ancora su. E scendi. L'ultimo, one more. E grazie per essere stati con me anche in questa domenica. Giorno numero 48 della quarantena. So thank you for being here also in this Sunday morning. I will for the English speakers, I will see you tomorrow at noon, as always, until the end of lockdown. So see you tomorrow and have a nice Sunday. E, quindi vi ricordo che domani ricominceremo la settimana alle 12, sempre con la diretta, e domani c'è il cardio. Ma per il momento è ancora domenica, non ci vogliamo pensare. E, quindi, che dirvi? Vi ho detto tutto riguardo altri social, per il momento non vi faccio altri annunci particolari. E, mi avvicino a voi, quindi, per le vostre domande, i vostri commenti, vediamo se c'è qualcosa che mi volete domandare. Allora, Federica è l'ultimo commento che leggo. Ciao Giorgia, perché quando faccio il teaser per poter stendere completamente le gambe devo aprirle andando in extra rotazione con le anche e mettere i piedi in punta? Grazie e buona domenica. In che senso? Nel senso che non ci riesci altrimenti? Allora, l'extra rotazione ti aiuta perché dai più spazio, diciamo, all'articolazione dell'anca in flessione, quindi chiudendo l'angolo tra il busto e, e le gambe. E ovviamente. Oh! Ok, c'è Tora che sta muovendo la videocamera. Sentirete un po' di mal di mare. Dicevo, per i piedi in punta, invece, a volte è più facile attivare, per esempio, sentire tutta la gamba che si attiva quando attivi anche i piedi in una certa maniera. E non è sbagliato farlo, anzi, in realtà, in teoria, il teaser è con quella estensione delle caviglie, però è importante che si riesca anche a gestire una variazione. Quindi, ok, che lo fai, ti viene più facile, però prova a esplorare anche le altre modalità piano piano. E all'inizio non tenere le gambe completamente distese. Se questo ti dà fastidio, tienile leggermente piegate in modo da ammorbidire un pochino il corpo, fino a sentire dove altro puoi migliorare l'organizzazione. Che stai facendo, Tora? Allora, spero di essere stata più o meno chiara. Giuseppe, no, non voglio sapere cosa si mangia oggi, anche perché io ancora non lo so, quindi boh. Grazie per esserci, Giuseppe. Allora, Cinzia, l'equilibrio è fondamentale sempre, ma ora ancora di più. Bravissimo anche Tora che si è rilassato con noi. Sì, lui si è preso proprio il bello della lezione, diciamo. Alessandra, grazie per il 40.000° giorno. Sì, sembra anche a me un tempo infinito, ma cioè, mi sembra di essermi sempre allenata con voi in realtà, cioè mi sembra una cosa così ormai d'abitudine. Allora, grazie Barbara. Margherita dice dolore ai polpacci durante questa lezione? Certo, perché ovviamente per
soprattutto se avete difficoltà con l'equilibrio, trovare l'equilibrio, i polpacci vengono molto molto stressati, nel senso che per dare la mobilità alla caviglia che ti serve per mantenere l'equilibrio, ovviamente c'è anche tutto il lavoro del polpaccio, va bene. E soprattutto se non sei abituata a farlo e soprattutto se indossi sempre le scarpe. Quindi indossando sempre le scarpe si perde un po' questa capacità di sentire i micromovimenti del piede e quindi anche del polpaccio, un po' più così bloccato. Allora, interessante ieri pomeriggio la conferenza su yoga e Pilates, grazie Stefano e Flora. Grazie ragazzi, e ce ne saranno delle altre con Paola perché abbiamo un po' di temi che vogliamo proporvi. Allora, Sara dice, ciao Giorgia, in caso di acido lattico è meglio fermarsi un giorno o due o continuare? Allora, ho già spiegato questa cosa Sara, l'acido lattico viene riassorbito nel giro di una mezz'oretta dopo l'allenamento, quindi quello che tu hai non è acido lattico, il dolore che senti, ma è un dolore che deriva da micro lesioni dovute alle micro lesioni muscolari dovute all'allenamento intenso, che può essere magari quello del cardio, non lo so ora a quale ti riferisca, o magari un altro allenamento che hai fatto tu senza di me, e che, cioè, non è niente di grave, è normale quando si fanno allenamenti intensi perché c'è questo stress muscolare che crea queste micro lacerazioni che poi vengono guarite e vengono ristabilite. Quindi ti consiglio di continuare, se hai voglia di continuare, quindi io non mi fermo in genere quando ho dolori così, ma di cambiare attività magari, quindi di fare attività più, diciamo, un po' diverse e soprattutto di non fare stretching in maniera intensa, ma lavorare sulla mobilità in modo più dolce. Perché a volte si inverte la respirazione? Bella domanda Barbara, perché ci sono alcuni movimenti che sono facilitati da un tipo di respirazione e sono invece resi più complessi da un altro tipo di respirazione, quindi si esplorano entrambe, a volte per aiutare con la respirazione, a volte per sfidare con la respirazione o semplicemente per sentire la differenza. Grazie Ale, sono contento perché miglioro sempre di più con l'equilibrio mentre ho provato forti crampi ai polpacci quando effettuavamo esercizi solo con una gamba. Stessa cosa che dicevo prima, non siete abituati a lavorare in equilibrio su una gamba, molto probabile che abbiate all'inizio tensione, vi consiglio di cominciare a rilassare il piede, quindi se provate a sentire consapevolezza del piede che si rilassa e lavorate all'inizio con le dita dell'altro piede appoggiato, quindi datevi un aiutino. Augusto, la vita è fatta di equilibrio e elasticità, un jolly speso benissimo, una lezione bellissima, grazie Giorgia di esserci, a te alla regia una buona domenica, grazie Augusto, ti salutano anche dalla regia. Sara, sono un po' indietro con le lezioni, ero ferma da un po'. Sara, lo so, capita. Barbara, la ripeterò per migliorare il mio equilibrio, quindi ti è piaciuta. Ok, Barbara, grazie. Patrizia, il teaser non riesco a farlo, le gambe non riesco ad alzarle. Vai con lezioni più semplici, questa era un pochino già più complessa. O meglio, complessa nel senso che dava per scontati alcuni passaggi, quindi torna un po' indietro quando ancora non andavamo nel teaser completo. Poi vi prometto ragazzi che piano piano, quando finiremo con i video in diretta, piano piano creerò dei contenuti per aiutarvi in questo tipo di difficoltà, ok? Importantissimo, quando ci avvisi di rilassare parti del corpo che non vanno coinvolte nei movimenti che stiamo facendo? Io e Stefano abbiamo sempre in tensione, credo che dica. Ok. Lo so, quello è molto comune, il fatto di non, cioè di attivare più del dovuto, e piano piano si scopre come rendere più efficiente il movimento, che è il motivo per cui a volte mi dite, ma perché tu sembra che non fai sforzo nel movimento? Non è un discorso di non fare sforzo, è un discorso di organizzazione che migliora piano piano nel movimento. Quindi tolgo il superfluo. Bellissima lezione, la vita è tutto un equilibrio sopra la follia, dice Angie citando Vasco. Ho meno equilibrio in una gamba, è normale? Sì, siamo asimmetrici. Stefano, sempre in tensione del messaggio. Sì, ok, ho capito, grazie Stefano. Lucia, oggi così così, forse perché prima ho lavato pavimento, terrazzo, balconi e tende. Allora, è domenica ragazzi, cioè, take it easy.
Allora, vediamo un pochino su. Questi li avevo già letti, Camilla. La regia rimane nell'ombra, decide di rimanere nell'ombra. Torna la regia. Mi dicono dalla regia che è Tora la regia. Grazie Monica, grazie a te per esserci. Marta, Giuseppe, un anno e mezzo che faccio esercizi di equilibrio per un problema serio alla caviglia e dico sempre al mio trainer che per rafforzare la volontà bisognerebbe piantare delle lame sul pavimento. Giuseppe, mi sembri un attimo estremo, come dire, cioè, io non sono molto d'accordo, anche perché ho paura dei coltelli, quindi no. Marina, grazie, allora, grazie per la bella lezione delicata e intensa insieme, con tanta ricerca di equilibrio. Grazie Marina. Ah, ecco, era Marta che diceva, ce la fai conoscere la regia prima o poi? Allora, ragazzi, è facile, andate a vedervi le lezioni Feldenkrais. Il modello è anche regia. Cioè, è un po' come in quei film, sapete quei film dove si vede il villaggetto, dove c'è l'uomo factotum che lo trovi come cassiere, poi che risponde al telefono, poi alla posta, poi consegna le pizze, è uguale. È sempre uno. Allora, Paola dice bellissimissima lezione, grazie Paola. Il mio equilibrio è migliorato tanto, dice Marmotta Marmocchia. Federica. Ah, Federica ti ho risposto prima. Sempre più difficili, Angela. No, Angela, era solo una lezione un po' più creativa. Grazie Laura, Paola. Famiglia, quanto sono squilibrata, mi serviva proprio questa lezione, conclusa poi con la pallina magica che mi massaggia il nervo sciatico. Buona domenica. Ok, grazie Flaminia, sono contenta che ti sia piaciuta. Caterina dice quasi meglio il cardio. No, io per me no. Gianni, ho scarso senso di equilibrio, per cui. Vabbè, per cui quale difficoltà col balance, ma quel che riesco a fare mi lascia un bel senso di leggerezza. Ok, c'è una parte che non ho capito, però. Ok, Gianni, grazie del supporto. Paola, Romina, Federica, l'abbiamo già letto. Camilla, anche dice sui punti deboli l'equilibrio, lo so ragazzi, specialmente quando siamo fuori con la testa, con i pensieri. Ciao Giacomo. Dice, oggi causa brunch preparato dai miei figli, non ho potuto fare la tua lezione in diretta, ma per avere la coscienza a posto stamattina cardio per le scale e lezione 46 di flexibility. Cioè, alla grande, Giacomo, alla grande. Paola, buenos dias, mi amor. Raffaele, bravo comunque il gatto, già. Simona, stamattina non ce la faccio a seguirti in diretta, farò la lezione nel pomeriggio. Va bene, Simona, ci vediamo dopo. Ciao Paola. Manuela, alcuni commenti sul fatto che un lato sia differente dall'altro. Eccomi, buongiorno a tutti gli allievi e alla nostra maestra, un caro saluto e un augurio di buona giornata. Sapete, mi piace molto come si stia creando questo clima di classe, no? Come se tutti voi che siete dall'altra parte foste un po' una classe, che è così poi in effetti, anche se ancora non vi vedete l'uno con l'altro, ma accadrà, ragazzi, accadrà. Allora, Paola, Cristina, altra Paola, lo praticherò domani, va bene. Sara, Lucia, interessantissimo ieri, dice Lucia, sarebbe bello poter interagire sulle filosofie. Ah, ok. Allora, sono sincera, per me sono le prime dirette Instagram, quindi sono un po' in difficoltà tra portare l'attenzione su una questione, un tema e leggere e commentare i vostri pensieri o le vostre domande. Lo trovo ancora un po' difficile per me, quindi migliorerò su questa cosa. Però sì, potremmo comunque magari creare proprio una diretta solo di interazione, nel senso che siete voi a porre le domande e noi vi rispondiamo. Questa potrebbe essere una modalità, magari se vi piace. Paola, vi è piaciuta Paola? Giuseppe, ma hai ancora chiuso? Non so a cosa ti riferissi. Miss Mi dice, ciao Giorgia, questa quarantena non sarebbe stata la stessa senza queste lezioni. Grazie per tutto. Come si farà dopo senza di te? E chi vi dice che io voglio andarmene o voglio sparire dalla circolazione? Allora,
Lucia, pallina da ping pong dentro il calzino. Ottimo. Questi sono i messaggi dell'inizio, ragazzi, che avevo già in parte letto, quindi grazie a tutti voi e buongiorno, ovviamente. E vediamo se c'è qualcun altro che ha fatto delle domande. Ho coinvolto anche la mia metà molto restia, dice Sara, fantastico. Ciao gatto bruttissimo. Allora, cominciamo. Tora è un gatto stupendo. Beatrice, Lucia. Ah, buffissimo, dice Stefano, non bruttissimo. Oggi ho le dita non rispondenti, non ti preoccupare, Stefano, capita anche a me. Sì, buffissimo perché lui si spanza, vabbè, è un gatto proprio a tutti gli effetti. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua con me. Ci vediamo domani alle 12. E saluto la mia famiglia, i miei amici e ci vediamo presto. Domani vi annuncio un po' di novità per la prossima settimana. Un bacio!